fratello che vi posso chiamare fratelli, perché così si chiamano i cristiani, oppure meglio ancora amati, oppure meglio ancora santi. Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti. Le letture di oggi ci dicono che è veramente il Signore della storia e che la storia resta storia umana, storia di contraddizione, storia di tensioni, dove c'è anche il male, dove c'è la morte ingiusta, dove c'è la morte precoce, dove si fa fatica a intessere invece relazioni gratuite, vere. La storia umana è storia umana. A
accogliamo il cibo che il Signore ci dà. Noi siamo figli e in questo i cristiani siamo solidali ad ogni uomo per far crescere questa identità. Il battesimo è questo dono che Dio vi ha fatto, che ci ha fatto per far crescere l'uomo interiore. È venuto al Giordano, si è fatto battezzare. Custodiamo questa vita, facciamoli crescere in età, sapienza e grazia. Noi siamo stati chiamati a questo. Messa la domenica, perché per noi è il battesimo settimanale, è la Pasqua settimanale, è ripetitiva la domenica. Mamma mia, ora di nuovo Don Corrado comincia con la predica, mamma mia le stesse letture, mamma mia le stesse facce, gli stessi canti. Lo dico a voi, lo ripeto a voi, trasmettiamo, alimentiamo nei nostri figli la vita nello spirito. Chi sono i cristiani? Uomini, donne, come tutti gli altri, che fanno bene quello che la vita ha chiesto loro di fare, con coerenza, con gioia, con dedizione, con questa consapevolezza che così si serve Dio. Non è un obiettivo mai stato, è accaduto, ed è accaduto perché abbiamo fatto strada insieme. Sono contento che in tutti i luoghi che ho visitato come servizio, io che ho vissuto come servizio nel mio ministero, nel seminario e né a San Pietro ho mai lasciato una lapide che per il mio nome fino ad ora non è mai stato scritto su una lapide.